Massimiliano Tovo, coordinatore regionale, segretario regionale del Centro Democratico e terzo incomodo alle primarie del centro-sinistra alle regionali. Un ulteriore passo avanti avete cercato di farlo con un comunicato dei giorni scorsi nel quale chiedete che l'UDC non partecipi alla coalizione di centro-sinistra alle prossime elezioni regionali. Sì, esatto. Riconosciamo le forze della coalizione di centro-sinistra, quelle che hanno riconosciuto le primarie. L'UDC come l'NCD si sono tirate fuori, tanto è vero che io ho dovuto dimettermi dall'UDC per poter concorrere alle primarie. UDC che quindi voi non volete in questa componente di centrosinistra, ma quali sono le forze che appoggeranno Raffaella Paita o che voi vorreste appoggino Raffaella Paita? Quelle che hanno riconosciuto le primarie, un confine geopolitico di centrosinistra direi abbastanza chiaro. Una forte spaccatura, quella che si è creata dopo le elezioni primarie nel PD, che probabilmente porteranno alla nascita di una nuova componente di sinistra che sarà vostra antagonista alle elezioni regionali, e dall'altra parte invece ancora una divisione, quella sul candidato della Lega e del candidato di Forza Italia, Rixi e Garaventa. Insomma, un quadro molto variegato e molto spaccato alle prossime regionali. Sì, io direi che la caratteristica di questa regione Liguria è che è divisa su tutto. Il centrodestra è diviso, il centrosinistra è diviso, ma anche il Movimento 5 Stelle è diviso. Forse questa regione dovrebbe tornare a essere un po' più unificata e a trovare degli obiettivi chiari e programmatici. Ecco perché chiedo alla candidata Raffaella Paita di essere precisa nella definizione della coalizione. Centro Democratico sarà presente con una propria lista o aderirà ad una lista civica che eventualmente si creerà nello schieramento di Raffaella Paita? Credo che lavoreremo per dare vita a una lista del Centro Democratico che possa raccogliere anche esperienze di centro riconducibili però al centro-sinistra. E quali peculiarità avrà questa lista? Quali progetti per la Liguria cercherete di portare al candidato presidente? Ma sono quei progetti che ho potuto presentare durante la candidatura alle primarie. Sicuramente i temi saranno il turismo, la cultura, l'occupazione giovanile. Ricordiamo che siamo oltre il 46% della disoccupazione giovanile, quindi è un tema di emergenza, come è la gestione dei rifiuti. Direi che su molte realtà dovremo intervenire e speriamo di portare un contributo costruttivo. Temi su cui si discute negli ultimi anni in Regione Liguria, anche quelli delle infrastrutture. Il Terzo Valico teoricamente dovrebbe essere in itinere, dovrebbe essere partito con i primi cantieri, e poi c'è invece il nodo della Gronda che ha creato spaccature anche all'interno della maggioranza in comune a Genova. Le infrastrutture sono essenziali, lei ha citato il Terzo Valico, la Gronda, vorrei ricordare la Pontremolese, vorrei ricordare anche il tunnel della Fontana Buona. Sono tutte realtà che dovranno essere sviluppate se questa regione dovrà essere meno isolata e partecipare a quello che oggi si chiama Europa 2020. Riprendendo invece il discorso legato alle tematiche giovanili, quali sono le politiche di sviluppo su cui potrebbe puntare il centro-sinistra per rilanciare l'occupazione in Liguria e a Genova in particolare, dove il tasso di disoccupazione giovanile è tra i più alti in Italia? Sicuramente credendo di più nello sviluppo tecnologico, per esempio il DT di Morigo di cui in questi giorni si è parlato, ma anche del parco tecnologico degli Azzelli, che potrebbe portare addirittura quasi 10.000 posti di lavoro. Coniugare quindi questa realtà con l'Università di Genova e dico sì alla realizzazione del polo universitario che nelle precedenti settimane invece è stato abbandonato, ma poi guardare anche a tutte quelle realtà anche imprenditoriali che i giovani possono conoscere, riguardando però anche i finanziamenti sia europei gestiti dalla FIRSE, perché in questi anni questi finanziamenti cadono sul bagnato, cioè vengono dati a chi ha già le risorse economiche, e io dico che bisogna guardare e sfruttare sull'idea, non tanto sul patrimonio.
Uscendo un attimo dai confini della Liguria, in questi giorni si parla dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Dopo Giorgio Napolitano, il Centro Democratico chi vede come figura di garanzia per la politica del Paese? Io dico che non in questo momento, visto che tutti si riservano di non farli, non li farò certamente io. Mi auguro che possa salire al colle una figura veramente garantista, nel senso rispettoso delle funzioni che vengono iscritte proprio nella Costituzione. Oggi più che mai questo Paese ha bisogno di una grande figura, di un grande senso di responsabilità costituzionale e democratica. Si fa il nome anche di Pier Ferdinando Casini, che è stato suo segretario nella precedente esperienza all'UDC, lei lo ritiene idoneo per questa esperienza al Quirinale? Mi riservo di non rispondere. Grazie a Massimiliano Tovo, segretario regionale del Centro Democratico, intervenuto a Blog Caffè. Grazie, buona giornata. Grazie a lei.